come dice sempre il nostro sindaco Luigi Brugnaro, bisogna, alle idee vanno accompagnate le risorse. Qui con poche risorse abbiamo dato maggior dignità alla nostra Torre Civica di Mestre. Si è voluto dare una valorizzazione storica a quello che è l'elemento storico-culturale della nostra città. A partire dal fatto che diamo definitiva collocazione del plastico che ricostruisce il borgo di Mestre, con alcuni reperti che danno un senso all'aspetto storico-culturale, e poi tutta una serie di pannelli illustrativi che danno un significato a quella che è veramente l'aspetto storico di ciò che rappresenta la nostra Torre Civica di Mestre. Punto di riferimento per la nostra città, per molte associazioni, e che secondo me, con la disponibilità che abbiamo trovato nella Proloco di Mestre, possiamo dare la possibilità a molte scuole, a molte persone di poterla visitare e visitarla in maniera guidata. Abbiamo pensato di mettere a disposizione questo importante monumento della cittadinanza, delle scuole, perché lavoreremo molto con le scuole la mattina, e dei turisti, perché ci sono tantissimi turisti ormai a Mestre che passano da queste parti, che si guardano intorno, che vogliono conoscere qualcosa di più su questa parte della città, e all'interno della torre troveranno un percorso informativo con informazioni sul territorio, sulle trasformazioni urbanistiche, sulla storia ovviamente, sull'ambiente, sulle ville, sui mulini, sui parchi e su tutto quello che si può trovare qui intorno in termini di intrattenimento culturale e di attrazioni da visitare. La Proloco è nata per affiancare il comune nelle attività culturali, sociali e turistiche e per valorizzare quello che Mestre offre. In questo caso la torre è uno degli elementi importanti della città murata. Abbiamo allestito in collaborazione con l'Ufficio Cultura una mostra all'interno che parla di Mestre dalle sue origini fino ad oggi. E da questo primo tassello vorremmo cominciare a valorizzare quello che è il centro storico di Mestre.